Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua con la nostra Koenigsegg Agera R, se non mi sbaglio. Questa, tra l'altro, è una delle mie auto preferite. Mi è sempre piaciuta come stile, forse la Koenigsegg che preferisco. Anzi, è proprio lei. La Agera o la, come si chiama? La One R, One. Che pressoché è molto identica. Adesso non mangiatemi perché magari dico una cavolata. E molto particolare questa qua, non me la ricordavo. Perché davanti è stupenda. Dietro è un po' così così, ma ci sta. E quell'alettoncino dietro non me lo ricordavo. Comunque l'ho vinta. Allora, andiamo un attimo. Potenziamenti e messa a punto. Potenziamento automatico. Possiamo portarla al massimo? Ma già che ci siamo, direi che quasi quasi. 998 però arriva. Da 705 kW, che sono già quasi 1000 cavalli, penso, arriva a 1000 kW, 1046 per esattezza. Dai, andiamo a vedere personalizzato cosa riusciamo a fare. Più che altro so che c'è qua una cosa figa che si può fare. Non voglio mai farla troppo estrema, infatti preferisco lasciarla così classica. Ok, la lettonci. Ecco, volevo fare questa cosa qua io. Volevo usarla come auto da viaggio. Bello questo alettoncino comunque, anche se stona un po', però questo è il suo perché. Io voglio soltanto fare questo praticamente. Cerchioni, vediamo un po'. No, i suoi originali, vediamo se c'è qualcos'altro di figo. Guardate che pinza assurda che ha. Ah, li lascerei i suoi. Color svedese. Pneumatici da gara. Guardate quanto gli aumentano gli dagli pneumatici. Mamma mia. Dai, direi di andare su questi. La portiamo in S2 praticamente con soltanto la mescola. Impianto frenante lascerei. Guarderei il motore. Alla trazione è posteriore. Va bene, dai. Va benissimo. Magari andiamo a potenziarlo leggermente il motore. Qua tipo filtri e cose varie. Direi che possiamo installare l'assetto. Gli abbiamo buttato su 130 kW, 132. Pesa sui 200, 150 kg in meno. Ha una forza G-laterale maggiore. E l'abbiamo portata a S2, 945. Direi che non è male. Perché, ok, ci sta a pompare tutto quanto. Come vedete, abbiamo una marea di soldi. Quindi possiamo fare chissà quanto. Però non vorrei neanche esagerare. Kit carrozzerie, set preimpostati. Questo set preimpostato renderà la Koenigsegg Agera perfettata via installando un box da tetto. Potenziando il motore per produrre oltre 100. Ci stanno questi cerchioni, però. Lo dite, lo facciamo? Lo facciamo? No, dai, lasciamola come l'abbiamo fatta noi. Più che assetto vorrei fargli la livrea. Vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, verniciamola prima noi. No, non verniciamo, scusate. Vediamo se c'è qualcosa in giro. Pure la lasciamo così, eh. Perché verniciarla io. Ok, così scegliamo il colore. Cosa cambia tra questo e questo? Nulla, rossa no, bella però arancione. Bella, o bianca. Sapete che ci sta bene. Azzurrina, questo qua a me piace un sacco. Se non mi sbaglio, su The Crew ce l'abbiamo così. Arancione pure. Questa piuttosto bianca. No, dai. Andiamo con questa. Va benissimo. Qua volendo possiamo cambiarla, un po' di configurazione, tipo gli specchietti. Ora vetri belli oscurati. Ok. Qua sono le pastiglie. Ok, non possiamo rinciarlo, ok. Niente, possiamo far solo davanti. Comunque va bene così com'è.
Ok, ecco qua la nostra auto. Prima sono uscito, cioè sono entrato in gioco e non trovavo la livrea giusta. Comunque ho trovato una garetta. Spera. No, qua devo accelerare molto poco perché va tutta di traverso. Andiamo qua. No, non darmi l'acqua. Non possiamo usare lei? No? Ah sì, ok, sì che si può. No, mi sembrava strano, infatti. Nostra macchinina. Tanta, tanta roba. Devo dire che sono molto soddisfatto. Cioè, non gli abbiamo fatto nulla di che alla fine. Abbiamo dato un po' di potenza in più. Però, questa è la nostra auto da viaggio europeo. Vabbè, anche possiamo andare anche in America con questa. La carichiamo su una barca, su una nave. America, Europa, Africa e Asia. Anche Australia, dai. Beh, quella lì è l'auto di un mio amico, mi sa. Se si chiama Doraemon è la sua, la Porschettina. Vediamo di buttare subito dentro la seconda qua. Doraemon, sì, è proprio lui. Ah! Sarà un macello, ragazzi. Cercando di non andare addosso ai muri. No, no, è improponibile. Sono tre giri. Muri, concedetemeli. Da solo recuperare gli altri sarà un dilemma. Guardate come non sta dritta. Le marce altissime. Eh sì, curva è brutto, ma devo tenerle alte. Tutto in quinta perché appena vai in quarta magari ogni tanto ci può stare. Anche in quarta slitta. Vabbè, dai, intravediamo davanti in auto la Venom, può essere. O la Saligny. Sembra una Lotus comunque. Però dovrebbe essere una Saligny. Venom. Ok. Vediamo se riusciamo a superare. No, terza, non guarda. Uscita di curva piano piano, se no. No, arriveremo ultimi, palesemente. Guardate, sì, è una Lotus, però è una salita. McLaren, no, non è neanche una McLaren questa. In quarta che parte via. Levati! Su 3. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno che va davanti. Ne dubito altamente. Una centenario. Che cavolo, come cavolo la fa la curva? Perché l'abbiamo presa. Non dovrebbe superarci. A meno che non è esatto. Tutti e tre. Dai, 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 Creed, ce la puoi fare. Ok. È bella tosta da guidare. Molto tosta. Beh, però ha il suo perché, lasciatelo dire. Guardate qua che roba. Forse ci poteva stare la trazione integrale, però mi sa che di base questa è posteriore.
stessa slitta. Guarda pure. In quinta l'unica. Sette marce, ma è una cosa impressionante quest'auto. Non adatta ai piccoli circuiti. Comunque, ok, è una sfida, una sfida. Questa qui fa anche a alte velocità poi. Eccoti a destinazione. Qui abbiamo ancora un po' di cose da completare. Abbiamo tre giorni. La Gallardo 40 punti. Fattibile, dai. Sì, può essere fattibile. La Gallardo la voglio. Introvabile. Eh sì, allora se è introvabile fa il caso nostro. Sono contento della Koenigsegg più che altro. Poi per il prossimo non è che ci sia nulla che mi ispiri tantissimo. Ah beh, la M177, che tra l'altro ho sbagliato nello scorso video, è una Aston Martin, non una McLaren. La McLaren è la sfida settimanale. Bella. La Speedtail. Cosa c'è, la Centenario? E qua la Koenigsegg. Ah, tra l'altro noi, volendo, possiamo comprare la Bugatti, se abbiamo i soldi. No, non ce l'abbiamo. Questa qua ce l'abbiamo già. Potrei prendere due di queste. No. Magari la maglietta del il busto. Vedrò, vedrò. Io ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Tenetevi aggiornati seguendo il canale, che mi sa che porterò molti più contenuti su questo gioco. E nulla, ciao a tutti e alla prossima.